Assessore Garavaglia, al centro della riforma, comunque dello sviluppo del sistema sanitario, c'è anche questa centrale di acquisto unica, l'ARCA, di cui lei è coordinatore. Ci spiega il compito? Sì, già oggi la Regione Lombardia ha una centrale, un'agenzia per gli acquisti centralizzati che funziona già abbastanza bene, tant'è che abbiamo avuto una premialità col fondo sanitario l'anno scorso proprio per questo. Però il presidente Maroni non si accontenta, vuole farla diventare veramente una centrale unica di committenza per tutto il sistema sanitario e non solo. Ci stiamo lavorando con un gruppo di lavoro di tecnici molto validi della regione, diffusi su tutto il territorio. Entro fine giugno siamo pronti con il progetto esecutivo e quindi già in assestamento saremo in grado di anticipare questo pezzo di riforma. È una cosa molto importante perché consentirà sicuramente trasparenza negli acquisti, e di questo c'è sempre bisogno, sicuramente anche dei risparmi, ma più che i risparmi noi interessa che ci sia la maggior qualità possibile nella fornitura di un servizio così importante come quello sanitario, e pensiamo di raggiungere questo obiettivo. Senta, qui in Lombardia un obiettivo è stato già anche raggiunto, un altro riguardo i tempi di pagamenti per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Oggi la Confartigianato ha ribadito che l'Italia è ancora maglia nera in Europa, una media di 165 giorni l'anno rispetto ai 30 indicati. Come ci si smuove da questa situazione? Beh, quella è la media italiana. La Lombardia appartiene a un altro Stato, allo Stato dell'Europa, alle migliori realtà europee. Noi paghiamo per la sanità a meno di 60 giorni, per il servizio non sanitario a circa 20, quindi è fantascienza per il resto del paese come risultato, ma non ci accontentiamo, abbiamo come obiettivo di arrivare a 45 di media totali entro fine anno e ci arriveremo senz'altro. Questo è utile perché chiaramente più la liquidità gira veloce, più le aziende sono contente, però vogliamo diffondere questo sistema non solo all'ente Regione Lombardia, ma a tutto il sistema degli approvvigionamenti del sistema pubblico in Regione Lombardia. Su questo una partita importante si giocherà con la fatturazione elettronica. Anche su questo, come al solito, la Lombardia è in testa. Contiamo prima dell'estate di chiudere anche quella partita, e quello che diventerà lo standard per Regione Lombardia diventerà lo standard per tutto il paese. Appunto, ancora pressione fiscale molto alta in Italia, quasi al 53%, sempre uscito dall'Assemblea della Confartigianato. Le politiche del governo in che direzione vanno da questo punto di vista? Le politiche del governo attuale sono in perfetta continuità con il governo Monti e con il governo Letta, tant'è che l'ha proprio dichiarato Monti che Renzi sta proseguendo le sue politiche. Il risultato di queste politiche è sotto gli occhi di tutti, abbiamo un tasso di disoccupazione giovanile pazzesco, oltre il 40%. Secondo noi andrebbe fatto l'esatto opposto. C'è un bellissimo libro di Luca Ricolfi, La Repubblica delle Tasse, che riporta una tabellina molto semplice che dimostra come laddove la pressione fiscale sulle imprese è più alta, lì il PIL cresce meno. È semplicissimo. E bisogna proprio invertire la rotta, fare l'esatto opposto di quello che sta facendo Renzi, di quello che ha fatto Letta, di quello che ha fatto Monti.